Nel Consiglio Comunale di lunedì prossimo a Pescara sarà interessante conoscere la risposta ad un'interrogazione presentata dal gruppo del Partito Democratico. Ci sono degli aspetti tecnici legati alla realizzazione di Filò che avete scoperto anche guardando il sito del Comune di Bologna. Cos'è accaduto? Ma è accaduto che noi abbiamo consultato il sito della società Fileas, che è la società che sta realizzando il mezzo, e il sito della città di Bologna, che sta realizzando un'opera molto identica, e abbiamo constatato che nelle specifiche tecniche e Bologna stanno completamente smantellando il tratto stradale per far sì che la possibilità di rinforzare il sottofondo con calcestruzzo. Questo è il motivo, è molto semplice, perché la società stessa che costruisce il mezzo dice che dopo 4-5 mesi, se il fondo non è ben rinforzato, si creeranno degli avvallamenti. Quello che allora noi chiediamo ancora una volta, lo stiamo chiedendo da un anno e mezzo a questa parte: chi si farà carico degli oneri di manutenzione? Quando dopo 5 mesi di transito dei pullman bisognerà mettere mano alla sistemazione della strada, chi pagherà? Pagherà Pescara? Pagherà la GTM? Ma se bisogna intervenirci in termini definitivi, significa smantellare il tratto stradale, significano milioni di euro di lavori, e chi pagherà? E se nessuno ha i soldi per pagare, quell'opera rimarrà incompiuta. Ma da quanto tempo voi chiedete che si sappia chi si fa carico dei costi di quest'opera e soprattutto della sua gestione? Ma noi l'abbiamo chiesto già con la precedente amministrazione, con 3 note di marzo, aprile e giugno 2009, alla Regione e alla GTM, e non abbiamo avuto risposta. L'abbiamo sollecitata al sindaco di riprendere quelle iniziative e il sindaco non ha fatto assolutamente nulla, anzi ha sbeffeggiato quelle iniziative. Si è mascherato dicendo che l'opera deve essere fatta perché risolverebbe l'inquinamento nella città di Pescara. Io voglio solo fare osservare che, se fosse vero, sono già trascorsi 2 anni dalla consegna iniziale dei lavori ad oggi. Il termine contrattuale era 2 anni per la realizzazione dei lavori. E l'altra cosa, che tutta Pescara è inquinata e noi non vediamo nelle altre zone della città nessun intervento, voglio dire, di lotta all'inquinamento, per cui è solo strumentale parlare di inquinamento.